Qui c'è una cosa, c'è un buco rosa in una parete azzurra. Là c'è un buco azzurro in una parete azzurra. E qua c'è questo gigante disteso. Certo, abbiamo mezzato. Ma io vorrei sapere cosa succede qua. Ah, ecco, ecco. Buonasera. Lei sa cosa succede qua? Sì. No. Non lo so. Aspetta qualcosa. Sì, vediamo. Oggetti misteriosi, curiosi. Ecco, me la spieghi fuori campo? La forma dell'isola di Minos. Ah, è la forma dell'isola di Minos. Una gamba, una nasso sopra. Se si vede bisogno di un po' di lampada dimenticata, accesa, ma con uno scopo. Occhiali decorati con tartufi di cane, un guanto decorato con fili d'erba, un leggerissimo bicchiere di Murano fatto a scaletta, perla pescata dal Mediterraneo con relativa rete e mollette. Cavalluccio di mare. Ecco, questo era il cane che ha ispirato per lungo tempo la Cinzia stilista. Qui ci sono le solite spugne. Sedia con spugne naturali, però ci sono anche delle perle. Pietre, sempre in spugne naturali. Ecco, mentre di là dalla via si lavora banalmente al computer, qui si entra invece in un mondo di straordinaria creatività, ma che dico, di straordinaria artisticità. No, attenzione signora, attenzione alle lampade. Le lampade sono state dimenticate qui da Cinzia Ruggeri come se fosse stato un folletto, appositamente. Ed ecco qui una cornice che per il peso di tutti questi animali si è staccata, ma quello che colpisce è la rana, eccola qui, vedo se ne riesco a mettere a fuoco. Sì, forse ci sono riuscito. Ecco, e qui la torre dell'uovo, la torre dell'orso. Allora, qui c'è Galliano del Capo, dove lei ha vissuto per un certo periodo quando è stata in Puglia. Seguiamo la luce, un'altra lampada abbandonata che ci porta a vedere un sacco di mani. Una mano serve per tenere questa luce, una mano serve per salutare, una mano serve per dire addio, c'è poi la mano che regge la mela, un classico, questa che ti dice stai attento. È sempre sorprendente la mitica Cinzia Ruggeri.
Ecco, l'ironia dei particolari è veramente straordinaria. Tavolino con pappuccia di bimbo. Tavolo per cena solitaria. E qui c'è l'ossicino che si deve dividere, no? Questo è l'ossicino che si deve dividere, no? No. Giovanni, che ossicino è questo? Questo? Sì. No, questo sembra un osso di pollo. È un osso di pollo, quello che si gioca. Ed ecco che questa è la cosa più cinziesca che ci sia. È un filo. Un filo di rubini su una parete grigia. Buonasera, come va la vita? Bene, grazie. Cosa ne dici di questa straordinaria mostra? Adesso io ho iniziato adesso. Meraviglioso. Cagnolini con museruola. Non vorrei oltre. Di fronte a una ciotola vuota. Una palla di pelle di pollo. Esatto. Uccisa. Messa dentro una qua, un vecchio qua. Allora, questo è un reggiseno, questo. No. Secondo me è quella della madre, sicuramente. Questa è una, un mosaico. Ma in che mondo vivevo? Quello è un reggiseno. Tutti i reggiseni con i sassi attaccati sopra. Mi scusi, può ripetere? No, no. Questa invece è sicuramente un guanto, che ne dite? Con le perle. Le perle. Lo vedi a lontano. Questo è il suo compagno, giusto? Con gli ossicini. Ed eccolo lì con gli ossicini. Qui seguiamo sempre la luce ed ecco un'altra indicazione. Senti Andrea, se smetti di parlare forse è meglio. E c'è anche qui un cagnolino. Questo è bellissimo. Ringraziano TV. Ringraziano TV. E io ringrazio questo simpatico ragazzo che, come tutti quelli che si sono prestati al gioco, in questa scorribanda. Ciao Cinzia!